Buonasera, buonasera cari concittadini, scusate il ritardo. Purtroppo stasera è una diretta, diciamo, non sarà lunga perché vi voglio semplicemente notificare alcune cose importanti. Avevo detto che non avrei parlato della regina perché non volevo più parlare, ma devo parlare perché ci sono novità importantissime e quindi vi devo aggiornare. Qua c'è il mio tavolo pieno di carte, ve lo faccio vedere un attimino. Faccio vedere un attimino il tavolo, così mi giustifico un po' del ritardo. Vedete qua, carte a destra e manca. Ecco, così mi giustificate un po' per il ritardo. Allora, mi sono arrivati gli atti oggi dal comune e vi devo aggiornare su questa storia. Domani farò una conferenza stampa in urgenza alle 10 al comune. Chi vuole venire può venire, dove vi parlerò di queste carte che mi sono arrivate. E ovviamente sulla base di quello che ho già parlato con i miei avvocati, dovrò fare un supplemento, diciamo, informativo all'esposto che ho fatto. Vi prego di seguirmi perché mi sono proposto di essere più breve perché vorrei prendervi meno tempo possibile, anche se ci sono molti di voi che mi chiedono di fare tutte le sere, anche di dilungarmi, perché insomma a qualcuno fa piacere, insomma, che io mi dilunghi anche a volte ripetendo concetti che ripeto solo perché sono importantissimi per l'acquisizione delle notizie importanti ai nostri concittadini che sono impegnati in tantissime attività, giustamente personali. Sì, vengo a Locri verrò. Sì, Francesco Rosacice viene a Locri, sì, verrò a vedere la prima partita perché ve l'ho detto e stasera vi dirò anche questa cosa. Io sosterrò la squadra, ma non mi farò per adesso l'abbonamento, perché voglio vedere come questa società si comporterà con noi. Non firmo cambiali in bianco, ma verrò sia al campo e quando posso, compatibilmente con tutta una vita un po' particolare che faccio, cercherò di essere in trasferta. Anche perché purtroppo quest'anno le trasferte non si devono fare tanti chilometri per arrivare. Sicuramente ci sarò a Locri, verrò per sostenere la squadra, perché ricordatevi che le cose devono essere viste in maniera separata. Alcuni di voi giustamente dicono: Massimo, non è che rischiamo che succede qualcosa, che non facciamo il campionato con questo approfondimento degli atti. No, allora, questa è una cosa che non c'entra niente. La società è ormai iscritta e farà il campionato. Io ho dovuto operare in questo modo perché ho visto che c'erano delle cose che non andavano. E ho dovuto svolgere il mio compito di pubblico ufficiale, denunciando, facendo un esposto, poi sarà la magistratura a verificare ogni cosa, per dire che c'erano queste cose che non andavano. Quindi le carte, perché tutti dicono, le carte te le hanno date, non te le hanno. Allora, vi ricordate quando Brunetti, possiamo cominciare che già siamo a 177 persone in diretta. Vi ringrazio perché siete tantissimi a seguire, tantissimi poi seguite anche dopo. Allora, vi ricordate quando, partiamo da questa circostanza, vi ricordate quando Brunetti fece subito il comunicato dopo che ho chiamato i carabinieri, ha detto, ho dato, non vi preoccupate perché allarme, falso allarme, perché ho dato tutte le carte a Ripepi, vi ricordate quel comunicato che abbiamo commentato insieme? Beh, era quello che ha detto Brunetti, era falso perché non erano tutti i documenti, infatti oggi mi sono arrivati gli altri documenti, che io ancora non ho potuto analizzare bene perché sono tanti, ma già c'è un'idea. Per l'idea che ho di ovviamente chiarire a tutti i cittadini e tifosi quello che è avvenuto, domani farò una conferenza stampa. La manderò in diretta diciamo, sul mio profilo, quindi chi vuole se la sente, chi non se la sente dopo, chi non se la vuole sentire non se la sente. Allora, quindi l'iscrizione non è a rischio perché questo è un fatto, diciamo, procedurale. E la procura vedrà se ci sono reati penali. Non è compito mio compito è esporre i fatti a
alle autorità competenti. Domani lo farò in maniera specifica, non vi posso anticipare niente, ma ci sono cose molto molto serie che domani vi dirò in conferenza stampa, e quindi vi prego di chi vuole venire può venire anche a Palazzo San Giorgio a seguire la conferenza, chi no si può collegare. Ma la prima cosa che voglio dire è ai tifosi di stare tranquilli, perché il mio sostegno, e io chiedo anche a voi di sostenere la squadra senza firmare cambiali in bianco, noi dobbiamo essere dei soldati che sono attenti e vigilano per evitare che i nostri, diciamo, i mercenari che arrivano ci distruggono tutto, come è successo purtroppo negli ultimi anni. Dopodiché, se questa società, domani vi parlerò nella conferenza stampa di alcune cose serie sui criteri di scelta che ha avuto Brunetti, vi prego di seguirmi domani perché ci sono cose molto serie. Però vi voglio dire una cosa, dobbiamo comunque stare vicini alla squadra. Vediamo, aspettiamo un mese, 2 mesi, 3 mesi, dopodiché vediamo e se ci dobbiamo fare, io chiedo alla società sin da ora di aprire una sessione di abbonamenti e poi chi si vuole abbonare si abbona sulla base dei primi fatti che questa società, delle prime, diciamo, possiamo dire prove, fatti concreti, che la società darà a tutti i tifosi. La tifoseria ovviamente è spaventata, io mi rendo conto che ci sono alcuni che si spaventano di perdere l'iscrizione con queste indagini, diciamo, conoscitive interne all'amministrazione che farà la Procura. Ma io vi dico, cari concittadini, come possiamo salvare la nostra meravigliosa città se non partiamo? Ora, questa cosa della regina ha avuto un eco enorme perché la regina è seguita da tutti, ma queste procedure io le ho fatte tantissime volte nella mia commissione, seguendo tantissime cose. Primo fra tutti il caso Miramare, che nacque appunto da una mia indagine interna, così come sto facendo ora. Poi la denuncia l'ha fatta Vacalebbe 4 giorni dopo, ve l'ho detto, ma è nata proprio facendo quello che sto facendo ora. E questo è il compito. La conferenza stampa, Carlo Onofri, è alle ore 10, 10 di mattina, Palazzo San Giorgio. Dopodiché vi annuncio che la prossima settimana, così come ho promesso a tutti i tifosi e ai cittadini che vogliono avere chiarezza sulle modalità, dice, domani già capirete molto, ma poi la commissione, scusate, controllo e garanzia che farò la prossima settimana, servirà per solennizzare nel luogo giusto il Consiglio Comunale attraverso, diciamo, l'audizione del sindaco Brunetti e del dirigente Barrega, direttore generale. Così tutta la città sentirà sono state le motivazioni che hanno indotto il sindaco facente funzione Brunetti a scegliere questa società. Questa è una cosa importantissima, perché la trasparenza è il sale della democrazia. Ricordatevi sempre che se non sono i cittadini, i consiglieri comunali non svolgono il proprio compito, chi governa fa quello che vuole. Il controllo ce lo devono avere i cittadini, che devono avere un'azione forte. Nino Neto dice, scusate che leggo qualche, perché Bacciglieri mi critica? Ma perché Bacciglieri è una persona che cerca di fare, come dire, che mi critica perché deve portare a casa un po' il pane, è la sua trasmissione, il suo target è prendere per il culo un po' tutti. Io, vedete, sono andato tranquillamente perché sto al gioco dello sfottò, perché capisco questi giornalisti che sono giornalisti che da tanti anni fanno questa trasmissione, e per avere avere tanti ascoltatori cerco di essere, diciamo, più popolani, possiamo dire, possibile. Insomma, è un modo per scherzare, per fare, quindi non me la prendo per questo, anche perché sono andato e andrò di nuovo, perché voglio dire, mi hanno dato la disponibilità quando voglio andare, riandare, e probabilmente riandrò. Fa parte del gioco, no? Loro scherzano, fanno. Sì, Gepi La Piana, alle 11 c'è quella della regina. Infatti, alle 11 l'ho fatta alle 10. Apposta c'è la conferenza stampa e la regina che presenterà, non so, gli organi tecnici, eccetera, eccetera. Io la seguirò, voglio dire, in streaming se la faranno. Quindi, voglio dire, Bacciglieri e suo figlio sono persone, voglio dire, che con me hanno sempre avuto un buon rapporto. Diciamo, non prendo sul serio. Anche io quando sono andato là ho scherzato con lui,
È un modo, diciamo, per tenere viva la trasmissione, quindi sto al gioco e non mi offendo ovviamente quando in qualche modo mi prendono in giro. Fa parte del gioco, cari concittadini. Queste sono cose banali, sono cose, voglio dire. Pietro di Reggio Calabria mi dice: campi ancora? Sì, ancora campo, Pietro. Spero di poter vivere quanto Gesù mi fa vivere. Se tu speri, speri nella mia morte, io spero nella tua vita. Ok, Pietro? Spero che tu sia un profilo vero e non, perché a volte quando si scrivono cose così sono profili fake, la maggior parte sono profili fake che non. Invece io spero di campare, caro Pietro, quanto Gesù mi fa campare e spero che tu possa campare e io voglio essere diverso da te, esattamente opposto da quello che sei tu, che ti auguri magari la mia morte, io invece mi auguro la tua vita. Allora. Stavamo dicendo, non vi preoccupate cari tifosi, noi dobbiamo ricostruire la nostra città. Attenzione, non vi dimenticate quello che è successo in questi anni, non vi dimenticate quello che è successo alla Regina, sempre per il medesimo motivo, cioè la incapacità di governare i processi, la sciatteria come l'ha chiamata la Procura della Repubblica, la sciatteria amministrativa, cioè questo è un caso. Secondo me di sciatteria amministrativa, poi lo sarà. Maurizio Sergi dice: non sei solo. Raffaele Gattuso: non perdere tempo per questi elementi. Vedete, ogni cosa è importante. Aspetta, Pietro RC. Ah, scusami, Pietro. Allora, scusami, parlavi con un altro. Scusami, Pietro. Pietro mi dice che non stava parlando con me. Con chi stai parlando? Vabbè, comunque ti chiedo scusa. Scusa che non riesco a leggere tutti i messaggi, quindi vedo dei frame. Francesco Stillitano, grande soldato Ripepi. Io sono il soldato semplice Massimo Ripepi, non ve lo dimenticate mai. Stiamo combattendo contro i poteri forti che stanno reagendo già contro di me. Poi vi aggiornerò anche quando ho il quadro completo, stanno già cercando di crearmi problemi. Quindi state tranquilli che io resisto e vi aggiorno, ovviamente. Allora, noi dobbiamo essere tanti soldati. Massimo Ripepi da solo non può fare niente, io non posso combattere da solo. I poteri forti, avete capito? Anche se sono un piccolo cristiano e ho fede in lui, in Gesù Cristo, dico che dobbiamo farlo insieme, no? Con l'aiuto di Dio, ma insieme. La mia forza siete voi e la vostra forza sono pure io in piccola parte, no? Se insieme creiamo una barriera alle supercazzole, ai traditori, ai venduti, noi potremo ricostruire Reggio Calabria, ma dobbiamo acquisire e formare una nuova classe dirigente. Che deve nascere dal bene, non dal male. Quindi, ecco perché vi dico: non abbiate mai paura di fare le cose per il bene. Si devono spaventare quelli che hanno paura, si devono spaventare quelli che fanno il male, non quelli che fanno il bene. Quindi, vi dicevo: i tifosi sono un po' divisi, no? Perché ovviamente alcuni ancora sono giustamente convinti, come me, che la scelta è stata scellerata di scegliere. Il paragone che faccio quando cammino per la strada e i cittadini mi chiedono. Qualcosa dico io, mi dicono che è successo? Mi dicono Massimo che è successo? Niente, è successo che noi avevamo Agnelli, faccio sempre questo esempio, Agnelli che era proprietario della Fiat che voleva venire a Reggio Calabria e anziché scegliere Agnelli abbiamo scelto la concessionaria della Fiat di Catania. Ecco, questo è il paragone più semplice che mi viene da fare quando i cittadini mi chiedono. Ovviamente domani è una giornata importante perché è il prodromo della riunione che faremo. Domani io vi darò delle notizie molto importanti che saranno oggetto di un supplemento di informazioni che io darò alla Procura, perché ci sono delle informazioni interessanti. Qual è il mio pensiero? Il mio pensiero è quello che è stata fatta un'altra volta una sciatteria amministrativa. Il sindaco poteva tranquillamente, perché lo prevede la legge. Dare la società a chiunque lui avesse voluto, ma ha deciso di fare tutta questa cosa di trasparenza, non mi viene ora il termine giusto, ma domani ve lo dirò, sono un po' stanco. E ha voluto fare tutta questa commissione, vi dirò domani che membri di questa commissione, ha parlato solo con Di Podero, e vi dirò domani che ha detto. E hanno detto cose molto molto importanti i commercialisti e l'ordine dei commercialisti. Quindi domani vi darò notizie in conferenza stampa. Quindi ci sono tifosi che
diciamo, ancora pensano al passato, e quelli che dicono, beh, ormai dobbiamo accontentarci di questa scelta e dobbiamo praticamente tifare Regina. Allora io dico sì, è vero, dobbiamo, certo che dobbiamo tifare Regina. Intanto ancora non si chiama Regina. Non si chiama Regina. Si chiama ancora La Fenice, quindi i comunicati che il bravissimo addetto stampa praticò, che io stimo molto, non lo conosco personalmente, ma l'ho visto all'opera, lo vedo all'opera, vedo che sta facendo molto bene, sta lavorando molto, ma purtroppo ancora si chiama La Fenice perché loro hanno scelto di mettere questo nome. E ci sono quegli altri invece, ripeto, che vogliono dare credito alla squadra senza nessun riscontro iniziale. Ognuno faccia quello che vuole. Sappiate che io amo la Regina come l'amate voi, perché fa parte della nostra città, dell'identità della nostra città. Nessuno può vantare quelli che si fanno grandi, noi siamo quelli che ci siamo sempre abbonati, siamo andati in trasferta, calma, calmatevi, calma. Ognuno ama la Regina e la segue come vuole. Ok? Ora, non è che vi dico di nuovo la mia storia di tifoso, non c'è bisogno, perché non c'è bisogno di dirlo, ognuno sa quello che ha dentro il cuore, no? La Regina è importante perché è un pezzo importante della nostra identità, quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare vigilanti. È come se qualcuno entrasse a casa nostra a violare l'intimità di casa e l'identità di quella casa, di quella famiglia, no? Ecco, noi dobbiamo riscoprire questo sentimento identitario, di orgoglio reggino e di difesa. Bravi quelli, i ragazzi che hanno scritto Difendi Reggio, è di difesa della nostra città. Non dobbiamo farci la guerra l'uno con l'altro, dobbiamo semplicemente costruire insieme, ognuno con le proprie idee. Io non sto facendo la guerra a Brunetti, cacciatelo dalla testa. Io sto facendo semplicemente il mio dovere. Quindi quando facciamo un'ipotesi che non, speriamo non ci sia mai, se ci dovesse essere qualche problema un domani, su per questi problemi che stanno sorgendo, ma la colpa è mia che ho scoperto qualcosa che non va, o la responsabilità è di chi l'ha fatto? Quindi questo è un ragionamento, come dire, che è la base della nostra civiltà, no? Cioè ve la prendete con chi scopre un'eventuale magagna o con chi ha fatto quella cosa. Quindi chiudiamo questa parentesi perché ormai mi pare che è abbastanza chiaro. Allora, voi pensate che domani quando, dopo la conferenza mia, ci sarà la conferenza della regina. Che mi auguro io? Che cosa mi auguro? Mi auguro che ci siano buoni giocatori, che quelli che hanno comprato sono bravi. Questa questione anche del nipote di Brunetti non è una cosa da nulla, perché questo ragazzo, come ha ben spiegato il Stretto Web, era infortunato, doveva andare in una squadra, poi è venuto in questa. C'è un motivo di opportunità, capite? Ci sono cose che sono cose importanti per chi svolge una funzione pubblica, capite? Ma queste sono valutazioni, voglio dire, di tipo politico, no? Ora noi dobbiamo guardare la squadra. Speriamo che questa società possa fare un organico idoneo e degno del blasone della regina. Quindi vogliamo sperare, io sono il primo a sperarlo, che loro io non sto sperando che loro facciano male, io sto sperando che loro possono fare una grande squadra, attenzione, posto che la scelta è sempre una scelta scellerata quella che è stata fatta. Ma oggi dobbiamo lavorare con questa società e dobbiamo sostenerla sempre sub iudice. Calma e gesso. Nessuno di noi affiderebbe un tesoro della nostra vita, della nostra famiglia, al primo arrivato. Giusto? Perché dovremmo farlo con il tesoro regina? Cerchiamo di capire, Occhiuto viene all'Ocri, e non lo so se Occhiuto viene all'Ocri. Allora, vogliamo, cari amici e soldati dell'esercito di Reggio, quelli che avete deciso e siete in tanti, vogliamo stare insieme per difendere e ricostruire la nostra meravigliosa ma disastrata città? Vi spaventate di Golia? Delle minacce di Golia, sapete come Golia mi minaccia? Ma in tanti modi, e ci sono quelli che mi stanno minacciando che mi seguono e stanno sentendo quello che sto dicendo. No, vi dico a quelli che mi state minacciando e mi state mandando segnali, state tranquilli che io sono tranquillo, ok? Mi difenderò e proteggerò la mia persona, la mia famiglia. E la città di Reggio Calabria, che sono un piccolissimo, piccolo, piccolo, piccolo esponente cittadino di questa città. Quindi
Quindi non mi intimorirete mai. Io lo so, ve lo dico tutte le dirette, che mi stanno preparando carrette di tutti i tipi, perché mi devono fermare in qualche modo, no? È chiaro che mi devono fermare. Non si è mai visto uno che in qualche modo dice le cose come stanno. Io ho fatto delle esperienze nella mia vita e sono giunto al convincimento che questo modo di fare politica e di servire la città sia quello migliore. Ho fatto esperienza di partito, ho fatto esperienza in coalizione, l'ho fatta l'esperienza e ho deciso di fare questa esperienza perché ho visto che in altro modo non si può aiutare la nostra città. La prova provata che la città è distrutta. La città è totalmente distrutta. Ok? Allora, l'invito mio è questo. Io oggi avevo già programmato alle ore 19 ad andare a Mortara e a vedere, perché ci sono tantissimi cittadini che mi stanno scrivendo da Mortara. Sono già andato una volta, vi ricordate, con Pino Falduto, dovevo andare pure oggi con lui. Purtroppo ci ho avuto dei problemi anche personali e quando sono arrivate queste carte ho visto le carte che già erano pubblicate, cioè ancora non le avevo viste io, perché non avevo aperto ancora la PEC e le ho viste praticamente su un giornale. Chi gliela abbia dati non lo so, ma sappiate che io ancora non le avevo viste perché non avevo aperto la PEC e le ho viste praticamente quando mi sono sbrigato alle mie cose personali, sono andato ad aprire il giornale e l'ho visto su un giornale. Queste sono anche cose che succedono in maniera, diciamo, così, tra virgolette, impropria, ok? Allora, vogliamo chiudere la questione di oggi, diciamo, la giornata di oggi, dicendo un'ultima cosa. Allora, su una testata giornalistica è stato fatto un approfondimento sulla questione dell'aeroporto. L'aeroporto, le questioni importanti sono: allora, di Reggio Calabria, spazzatura, la città è di nuovo invasa, acqua, ci sono zone dove l'acqua non è potabile a Reggio Calabria e pagano lo stesso. Io ho convocato l'altro giorno in commissione la dirigente perché devono pagare di meno quando hanno pagato di meno a Palermo. Ci vuole la decurtazione del canone per chi l'acqua non è potabile dove non arriva l'acqua. Ok? L'altro problema sono i lavori pubblici. Il ponticello, il famoso ponticello, famosissimo, quello di 30 metri che non so quanti anni ci promettono, ci ripromettono, ma pare che sono reiniziati i lavori. Non c'è un lavoro pubblico che praticamente va a compimento. Ciao Demetrio, Simone, forza sempre Reggio Regina. Sempre. Il lido comunale, avete visto come è combinato il cuore della città. Le strade vengono asfaltate il lunedì e vengono distrutte il martedì e nessuno sa di chi è la responsabilità. Questi sono i servizi essenziali, cioè le cose essenziali prima di fare le altre cose. Poi dobbiamo vedere come rendere strategica la nostra città, lo sappiamo. Dobbiamo anche pensare in grande. Prima i servizi essenziali, dobbiamo pensare in grande. E dobbiamo pensare a come costruire la nostra città per fare in modo che non se ne vadano i nostri figli. Io vi ho detto che secondo me la ricchezza viene dal mare, dobbiamo fare una rete di porti turistici, dobbiamo fare alberghi, perché se no i turisti non verranno mai se non ci sono alberghi. Dobbiamo fare il Mediterranean Life che vuole fare l'imprenditore Falduto, un progetto con i suoi soldi che gli hanno bloccato il Consiglio Comunale, l'ha deliberato e l'hanno bloccato, una cosa vergognosa. Vergognosa, devo riprendere anche questa cosa. Capite? Ci sono migliaia di cose da fare. Migliaia di cose da fare per Reggio Calabria. Che dobbiamo fare? Quelli che siamo, dobbiamo cercare di portarla avanti. Ecco perché vi chiedo aiuto, cari concittadini. Perché se voi non partecipate, Golia vincerà di nuovo e voi dovete andare a stare in ginocchio davanti a Golia per chiedere l'elemosina. Se non cambiamo le cose noi da sotto, il potere ci farà inginocchiare, vorrebbe che noi ci inginocchiassimo per chiedere la mollica che forse ci daranno, non si sa neanche se ce la daranno. Questa è l'alternativa, o dobbiamo scappare dalla nostra città. Chiaro? Quindi, soldati di Reggio con l'H e poi ci sono dall'altra parte i venduti, quelli che lavorano per i venduti, quelli che sono pronti a fare carte false per i venduti. Perché il loro padrone devono rispondere al loro padrone. Ricordate che i malvagi, sapete che dice nella Bibbia dei malvagi, non rimarrà neanche l'onta.
sono come l'erba che si secca e non la vedi più. Quindi noi dobbiamo lavorare con grande coraggio, forza. Dobbiamo, sapete quanto tempo si perde a vedere le carte, a fare denunce, a fare controlli, andare agli uffici, quando vi guardano storto, vi guardano storto perché non sanno, sono impauriti, vi odiano, non vi dicono niente, ma dentro c'hanno l'odio. Sapete che significa incontrare persone che prima ti salutavano e poi non ti salutano più? Questi venduti che sono arrabbiati perché in qualche modo sono stati, diciamo, scoperti. E sanno che non possono più fare quello che facevano prima. Ma voi pensate che non ci sia un prezzo grande da pagare per questa cosa? C'è un prezzo grandissimo. Ma io ve lo ripeto e ve lo dico: i venduti sono sempre venduti. E si corrono la sera sapendo di essere venduti, che si sono venduti. Ok? Quelli che invece combattono sanno che possono morire da un momento all'altro, ma vogliono combattere e sanno di morire con l'onore delle armi. Capite? Questo è il punto. Ok, quindi chi è pronto alla battaglia, combatte. Chi ancora non è pronto, speriamo che sia pronto al più, perché più siamo e più Golia si sgonfierà. Capite? Più siamo, perché dice Massimo, arrivi, lo distruggiamo. È finito il film. No, si deve creare. A me potranno pure distruggere. Ma se si crea questo esercito, questa cosa, quest'onda non finirà più. E noi veramente cambieremo Reggio Calabria. Ok? Quindi, cari concittadini, io poi nella cosa di parlare mi viene da dirvi tante cose con nel cuore soprattutto, no? Cerco di farvi capire come il prezzo di questo tipo di modo di fare politica è un prezzo molto pesante, no, da pagare, eh? Non pensate, eh? Molto molto pesante. Però vale la pena pagarlo, vale la pena pagarlo, perché meglio vivere un giorno da guerrieri che tutta la vita da traditori. E da persone che hanno distrutto la loro vita, la vita dei concittadini della loro città, capite? Ci sono persone che con la loro responsabilità, non facendo quello che devono fare, stanno distruggendo tutto. Ok? Allora, io vi ringrazio. La mia serata ancora continua perché devo ancora approfondire, perché domani mattina devo dare più possibili informazioni alla cittadinanza, ma anche alle autorità che sono preposte a fare le indagini. E approfondire questo caso, io nel mio cuore sapete che c'è. Io spero che non ci siano responsabilità. Io quello che ho visto l'ho detto. Dopodiché, io non mi auguro mai il male di nessuno, assolutamente. Però devo svolgere questo compito, perché se non lo svolgiamo tutti questo compito di controllo, la città andrà sempre di più a rotoli. Ok? Quindi io vi ringrazio. Ci vediamo domani mattina. Ci sarà la diretta alle 10 della conferenza stampa. Chi vuole venire può venire, chieda sotto, che deve salire sopra a vedere la conferenza stampa. Siccome è pubblica, tutti devono salire e poter salire a fare questa, a vedere, insomma, ad ascoltare quello che ho da dire. Io vi ringrazio, vi saluto. Il Signore Gesù Cristo benedica Reggio Calabria. Arrivederci, a domani.